Un saluto da Dottor Palma, Sessionista Turismo Dentale e Dentisti in Moldavia. In questo video parleremo della differenza che c'è nel riabilitare le bocche dei pazienti che hanno perso denti con soluzioni mobili, dentiere, protesi mobili, quelle che in gergo si chiamano la dentiera della nonna, oppure con i denti fissi, quindi con impianti dentali, ponti, o apparecchi misti, ovvero protesi semifisse. La differenza è semplice, semplicemente non una questione economica, ma una questione di valutare diverse cose, non solamente l'aspetto economico. Purtroppo quando si vive in un paese molto economico diventa solamente una questione economica, ovvero di cosa mi costa di più, cosa mi costa di meno. In realtà la cosa è un po' più complessa. Dal punto di vista dell'accettazione psicologica, sicuramente avere una dentiera equivale ad avere un corpo estraneo in bocca, avere un qualcosa che ti impedisce di mangiare, che ti impedisce di parlare, se prima eri sicuro da una 10-10, ti rende sicuro da una 10-5. Questo ha poi dei risvolti sull'aspetto del tuo lavoro, delle tue relazioni familiari. Insomma, ci sono tanti risvolti nell'avere un corpo estraneo in bocca che simula la natura, che potrebbe, diciamo, anche creare delle situazioni di imbarazzo. Provate a pensare quando, per esempio, uno sta in situazioni di convivialità e si ritrova a un certo punto scoperto con la protesi o che si muove o che si è spostata o che salta fuori dalla bocca oppure che è semplicemente scesa. Avere i denti fissi, dal punto di vista psicologico, significa avere sicuramente il trauma iniziale di dover perdere i denti, il trauma iniziale di dover fare una chirurgia, il trauma iniziale di dover abituarsi a delle forme di denti che all'inizio uno non sente propri, però poi nell'arco di un mese il paziente che mette i denti fissi si dimentica di avere dei denti fissi in bocca, torna praticamente a sorridere con sicurezza, a non avere più il cruccio di doversi limitare con le persone perché c'è un corpo estraneo in bocca. Questo è l'aspetto psicologico. Vediamo invece l'aspetto biomeccanico. Dal punto di vista biomeccanico, avere delle protesi mobili in bocca significa avere un corpo estraneo che flette, flessibile, che si muove, che fa perdere dell'osso continuamente negli anni al paziente, quindi peggiora la biologia, che fa leva con i ganci di ancoraggio su dei denti che sono rimasti, se ci sono rimasti dei denti, delle radici naturali, e nel momento in cui questa dentiera che poggia su un cuscinetto morbido, ammortizzatore che è la gengiva, va a scaricare le forze tutte su questi denti dove si aggancia, quindi funge da pinza da estrazione di questi denti che sono rimasti. Quindi si ha un peggioramento dell'aspetto biologico, ancora una volta. In più la protesi mobile è fondamentalmente una simulazione dei denti con dei materiali che non sono niente di simile ai denti naturali, sono denti di plastica. Quindi anche dal punto di vista della rifrazione ottica, dal punto di vista della anche durevolezza nel tempo, diciamo che se qua ci sono i denti naturali, la protesi mobile a livello di durata e resa estetica sta qua, molto molto in basso. Ciò che invece ad oggi si avvicina molto di più al comportamento ottico e meccanico di abrasività e flessione, trasmittenza termica dello smalto, la ceramica e ancora meglio il composito altamente riempito con particelle di ceramica. Sono dei nuovi compositi questi che sono usciti nel commercio gli ultimi anni e che ci permettono di fare, di biosimulare in maniera efficace i tessuti quali quelli dello smalto. Parlando ancora di dentiera mobile delle volte significa avere i conati di vomito. Significa avere, quando si parla, qualcosa in bocca che si muove, oppure significa avere una dentatura, sulla quale c'è la presenza anche di un palato artificiale dove tocca, sbatte la lingua quando si parla, si parla inizialmente un pochino così, ma comunque viene notevolmente modificata la fonazione con la protesi mobile perché si ha un ingombro, un volume in bocca innaturale.
Oltre a ciò, dal punto di vista della nutrizione, la nutrizione viene completamente sballata. Se prima ci si alimentava di un certo range di alimenti, con la protesi mobile questo range si restringe così. Significa avere una protesi mobile, poter mangiare l'uovo, poter mangiare il tramezzino, poter mangiare la pasta ben cotta, poter mangiare al massimo la fettina di pollo. Le bistecche ce le sogniamo, il pane, la bruschetta ce la sogniamo, la pizza ce la sogniamo, ci sono insomma delle forti limitazioni. Oltretutto ci sono poi gli inconvenienti del dover utilizzare per esempio le colle. Per la dentiera mobile bisogna utilizzare delle colle che la tengono ferma, e questa è tutta roba che poi va nello stomaco. E sul lungo termine diciamo che la qualità di vita di un paziente con dentiera mobile è sicuramente una qualità di vita molto 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 inferiore che non avendo i denti fissi. C'è stato persino un consensus internazionale sui bifosfonati, che sono dei farmaci che si danno ai pazienti quando sviluppano delle metastasi ossee, oppure i pazienti che soffrono di osteoporosi, quindi per evitare le fratture si danno questi farmaci che bloccano il metabolismo osseo. E nello 0,3% dei casi, quando si fanno estrazioni di denti a questi pazienti che hanno preso questi farmaci, si rischia l'osteonecrosi, la cosiddetta osteonecrosi bifosfonati. Ti si liquefa la mandibola praticamente, la finisci senza la mandibola. Per tanti anni si è discusso se fosse giusto o meno mettere a rischio il paziente con portatore di protesi mobile facendo le estrazioni oppure mettere i denti fissi, gli impianti, fargli correre questo rischio. Alla fine si è giunti alla conclusione che è vero, esiste lo 0,3% dei casi, ma costringere il paziente per 20 anni a stare con le protesi mobili in bocca è deontologicamente scorretto, oltre che il danno che si ha psicologicamente è superiore al rischio del danno biologico. Una persona la può finire depressa, la può finire isolata, emarginata. E questo cos'è contro lo 0,3% del rischio? Nel prossimo video vediamo invece quelli che sono i pro e i contro dell'avere la dentatura fissa su impianti dentali. Per ora un saluto da Dottor Palmas.